Ciao a tutti, sono Piera e benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi vi parlerò della mia passione verso due scrittori sudamericani, per la precisione cileni, che sono Luis Sepúlveda e Isabella Allende. Come saprete tutti, Luis Sepúlveda è il famoso autore della Capinella e il Gatto, che sicuramente avrete letto da bambini o anche da adulta, non importa, è sempre un bel libro da leggere. E io lo considero parte della mia formazione personale, anzi lo consiglio vivamente a chi non l'ha letto, perché dà una grande lezione sull'amicizia e la diversità. Invece Isabella Allende l'ho scoperta da poco, perché quando ho provato a leggerla da bambina non ci sono riuscita, non mi è piaciuta, però gli ho dato un'altra chance e ho fatto veramente bene. Come ho appena letto in un altro libro, cioè La sovrana lettrice di Alan Bennett, la lettura è come un muscolo che va allenato e pian piano si arriva sempre ad un risultato migliore. Ma bando alle ciance, cominciamo subito. Mi starete chiedendo com'è nata questa mia passione verso questi due scrittori e me lo sono chiesta anch'io. Così sono andata un pochino indietro nel tempo con la memoria e mi è tornato in mente il perché è nata questa mia passione, questa mia curiosità verso il paese del Cile e verso la sua storia e anche a questo punto i suoi scrittori. E ho ricondotto tutto appunto alle poesie di Neruda, che mia madre mi leggeva quando ero bambina e delle quali conservo veramente un bellissimo ricordo. Il primo scrittore di cui vi parlo è Luis Sepúlveda, che lo conoscete appunto, come ho detto prima, sicuramente per La gabbianella e il gatto o per il vecchio che leggeva romanzi d'amore. Io l'ho scoperto per caso in età adulta, perché non pensavo avesse scritto anche romanzi per adulti, insomma pensavo avesse fatto solo libri per bambini, comunque per ragazzi. Invece ho scoperto per caso, cercando tra i libri sul comodino di mio padre, ho trovato per caso questo libro, cioè Incontro d'amore in un paese di guerra, in un'edizione abbastanza imbarazzante, però alla quale sono molto legata perché è stato il primo libro dopo La gabbianella e il gatto che ho letto di Sepúlveda. È una raccolta di racconti che ha come tematiche principali appunto l'incontro e l'amore in luoghi a me sconosciuti che però mi hanno affascinata. Infatti sono luoghi sperduti, deserti, lande desolate, giungla. Però mi ha affascinato perché anche i personaggi sono stravaganti, strani, inconvenzionali direi. E appunto dopo aver finito di leggere questo libro mi aveva colpita a tal punto che mi ha portata ad informarmi di più su questo luogo che è il Cile, di cui lui parla, sulla sua storia e sulla sua cultura. Perciò ho continuato, ho cercato e sono arrivata adesso, a 23 anni, ad aver letto quasi tutta la sua produzione, che questo libro mi ha portato ad informarmi sempre di più sul Cile, sulla sua storia, sulla sua cultura. E dopo anni dalla lettura del libro che vi ho mostrato poco fa, sono capitata in libreria e ho trovato questo libro che si intitola La frontiera scomparsa. Diciamo che mi ha attirata la storia, perché non ero ancora bene a conoscenza di tante cose sul Cile. Mi ha attirato la storia. Mi hanno attirato i luoghi che vengono presentati, mi ha attirato appunto questa voglia di questo ragazzo che con lo zaino in spalla onora la promessa fatta al nonno in punto di morte quando gli promise di andare a visitare il Cile e di appunto trovare questa frontiera scomparsa. Insomma, incontriamo personaggi strani, incontriamo personaggi magici, quasi irreali, e anche i luoghi che visitiamo sembrano irreali e magici. Ed è veramente un bellissimo libro, sempre con qualche spunto dalla storia personale di Sepúlveda. E lui stesso l'ha detto, infatti ho avuto la fortuna di, come potete vedere, di incontrarlo per ora un paio di volte. Viene molto spesso qui in Italia, perciò ho avuto questa grande fortuna di incontrarlo e di parlarci anche assieme. Ed essendo il mio autore preferito è stato veramente una cosa molto, molto, molto bella, almeno per me. Sentirlo parlare mi ha anche aperto la porta su tante altre tematiche, delle quali conoscevo ma non a livello umano. Infatti la storia cilena è una storia piuttosto particolare, perché è sempre stato un paese dove la nobiltà governava, era un paese di destra,
e i poveri e i proletari, diciamo, erano sempre stati lasciati da parte, erano considerati abbastanza feccia, come semplicemente dei manovali, non delle persone. Dopo aver finito di leggere questo libro, ho deciso di non fermarmi e di continuare a studiare, di continuare a leggere riguardo alla storia cilena, perché tante cose che vengono dette nei libri di Sepúlveda io non riuscivo a comprenderle appieno, non conoscevo effettivamente la storia cilena. Conoscevo solo quello che, insomma, avevo studiato a scuola, quello che avevo letto sui giornali, cioè riguardo alla dittatura, riguardo al presidente Allende, che è stato appunto ucciso dai militari cileni che poi hanno preso il potere. E non conoscevo molto bene questa storia, perciò prima di leggere qualcos'altro ho deciso di studiare un pochino di più, informarmi. Sempre in libreria, però molti anni dopo aver letto il libro di quale vi ho appena parlato, ho scoperto questo, che è Il generale e il giudice, come potete vedere. Ma non è un libro non è un romanzo, non è una storia, sono articoli che Sepúlveda ha scritto durante il suo esilio, però questi sono articoli, è una raccolta di articoli che riguarda appunto quello che vedete nella copertina, è il generale Pinochet, quello che ha preso il potere con un golpe militare. Lui in questo piccolo libro, in questa piccola raccolta di articoli, esplora il periodo da quando Pinochet è stato catturato a Londra, è stato messo in carcere a Londra, fino alla sua liberazione. Diciamo che in questa serie di articoli ci viene presentata la visione di Sepúlveda di quello che lui ha fatto, di quello che lui ha subito durante gli anni della dittatura. In queste pagine si percepisce la rabbia di Sepúlveda, la rabbia di una persona che ha subito tutte le barbarie che questo generale che ha architettato e portato a termine il golpe militare, che c'è stato nel 1973, lo racconta con umanità, lo racconta, si sente la sua voce, si sente il suo dolore, perché ho avuto la fortuna non di incontrare lui, ma di incontrare anche la sua compagna, che è stata prigioniera in una delle prigioni del regime, e lei ha subito di tutto e di più, violenza sia fisica che sessuale, verbale, non avete nemmeno idea di che cosa ha subito, insomma non si può dire, non si riesce a dire a parole quello che queste persone hanno subito, tutte le persone che sono scomparse, tutte le persone delle quali nessuno ha più notizie. Questa serie di articoli sono stati scritti tra il 1998 e il 2003, che è stato il periodo appunto nel quale si sono svolti tutti i processi contro Pinochet, è stato processato per genocidio, per tutti i crimini contro l'umanità che ha commesso in Cile. E Sepúlveda, oltre al fatto che sono scritti in prima persona, quindi riuscite a capire proprio immedesimarvi nella persona, riuscite a capire il suo dolore, la sua rabbia, quando nel 2003 Pinochet viene rilasciato e rimandato in Cile. E per farsi beffa del mondo, appena sceso dall'aereo, appena la sua carrozzina ha toccato il suolo, lui si alzò in piedi e camminò fino all'uscita. Fino alla fine fu una persona spietata, ha continuato a devastare e continua a devastare la mente di tutte le persone che sono state vittime delle sue atrocità. Diciamo che questa piccola raccolta di articoli vi potrebbe far capire la storia, che cosa ha passato la popolazione cilena nella seconda metà del Novecento, dal 1973 fino agli anni 90. Non so come farvi capire quanto da questo libro io abbia provato, quante emozioni, quanta rabbia e quanto odio io abbia provato leggendo queste pagine. Mi ha anche aiutato a vedere con occhio critico diverse cose che succedono al giorno d'oggi, perché leggere quello che una persona, un uomo, abbia potuto fare ad altre persone mi ha fatto stare veramente male. Mi ha fatto anche capire che cosa effettivamente Sepúlveda raccontava negli altri libri che ho letto, e come lui effettivamente abbia combattuto tutto questo, sia da militante sia da fuggitivo. Poi è stato costretto all'esilio, ma costretto appunto, lui ha sempre voluto tornare, ma non ce l'ha mai fatta. Lui infatti adesso vive
in Spagna, non è mai voluto tornare nel suo paese perché non riesce a sopportare ad ora come è diventato. Mi dispiace che questo video stia prendendo un po' una piega così triste, però è quello che è successo e non mi sembra di poterci scherzare sopra e poterlo far sembrare meno grave di quello che è. Ora passiamo all'altra scrittrice di cui vi ho parlato in precedenza, che è Isabel Allende, che è molto più famosa sicuramente ed è anche una delle scrittrici più amate al mondo. Anche lei ha scritto libri per bambini, ma come vi ho detto prima il mio approccio con quei libri è stato piuttosto tragico, infatti non sono mai riuscita a finirlo, il libro che avevo cominciato non mi ricordo nemmeno più il titolo, quindi figuratevi. Però poi un giorno ero in giro con mia madre per un mercatino dell'usato e ho scovato tra i vari titoli La casa degli spiriti. Sta di fatto che qualche giorno prima avevo visto in televisione il film che è stato tratto appunto da questo suo libro e mi aveva abbastanza entusiasmata, mi aveva fatto piangere, mi aveva fatto ridere, mi aveva fatto provare un sacco di emozioni, perciò ho detto, beh, visto che il film ha provocato queste sensazioni, chissà, magari è giunto il momento di provare a leggere qualcosa dell'Allende di nuovo, provare almeno. E questo libro è capitato a fagiolo, insomma. L'ho preso e l'ho letto poco dopo, la stessa estate in cui l'ho trovato, e mi ha affascinato, non c'è che dire. Il film è stato fatto veramente veramente molto bene, gli attori sono stati magistrali nel riportare i personaggi descritti dall'Allende, perché sì, si pronuncia Allende e chiunque vi dirà che si pronuncia Allende è da fustigare, ok? Insomma, la storia del libro probabilmente la conoscete tutti, è una saga familiare, si parla dai nonni, dai bisnonni, fino ad arrivare alla bambina che si scopre poi essere l'io narrante di questa storia. Ho scoperto poi successivamente che questa storia che l'Allende ha scritto trae molto dalla sua storia familiare. È una storia in cui il realismo magico la fa molto da padrone, perché i personaggi che ci vengono presentati, specialmente il personaggio della nonna, è un personaggio un po' strano, un po' etereo. Già il fatto che lei per la maggior parte della sua vita non abbia parlato e che la bambina che ci parla dice che si ricorda della nonna che sposta la saliera col pensiero, che sposta i mobili col pensiero sempre, che da bambina era sfruttata dai genitori come una veggente, come insomma una piccola santa, e tutto il paese la adorava. I personaggi che ci vengono presentati, tutto quanto, i luoghi, è uno spaccato sulla storia cilena dalla fine dell'Ottocento fino agli anni Ottanta, durante la dittatura. C'è sempre questa figura maschile molto forte, che è la figura del nonno della bambina che poi effettivamente scrive la storia, la nonna che è questa persona che sembra quasi non avere i piedi per terra, che quasi voli per la casa, questa figura magica appunto che ci viene presentata, e poi tutti i personaggi, il nonno autoritario, poi la figura dell'uomo latinoamericano, molto forte, capofamiglia, e mi ha affascinato anche il modo in cui lei presenta alcuni personaggi proprio importanti della storia cilena, perché come potete intuire dal cognome, lei era la nipote del presidente Allende, quello che è stato assassinato poi da Pinochet prima che lui prendesse il potere. E lei parla di suo zio, appunto, lei non lo nomina mai, non lo chiama mai con il suo nome, sembra quasi che questa storia non sia ambientata in Cile ma sia ambientata in un altro posto, perché lei lo chiama il presidente con la P grande. E un altro personaggio del quale lei fa spesso riferimento è il poeta, che io sinceramente non avevo capito a chi si riferisse, però poi alla fine del libro, vedendo anche dove lei dice che è morto, tutto, ho capito che era Neruda, che è uno dei più grandi poeti cileni, insomma. Io ve lo consiglio molto se volete un bel romanzo familiare. È una bella lettura estiva, perché ogni estate io me lo ricordo volentieri, e non è semplice perché a volte potrete incontrare degli scogli, è piuttosto pesante in certi punti, però sono superabili. È veramente un bel libro,
anche la scrittura è veramente bella ed è anche, ed essendo il suo primo romanzo, vale veramente la pena. Siccome non conoscevo molto di Isabella Allende, un giorno per puro caso, sempre in una bancherella dell'usato, ho trovato quest'altro suo libro, Il mio paese inventato, in un'edizione abbastanza imbarazzante, però diciamo che in quel momento non mi interessava, ho pagato 50 centesimi, perciò andava assolutamente bene, ed è la sua storia. È la storia di lei, della sua famiglia, di lei bambina che viaggia molto per via del compagno della madre perché suo padre è scappato. E questa storia, infatti, dopo aver letto questo libro ho capito molto da dove lei abbia preso spunto per scrivere La casa degli spiriti, perché effettivamente leggendo la sua storia personale sembra di leggere la storia della bambina Trueba in La casa degli spiriti. Insomma, lei parla della sua famiglia, della sua storia personale, del fatto che è costretta a viaggiare. E molti punti sono comuni a quello che lei ha scritto nella Casa degli Spiriti, infatti lei proprio lo dice: io ho preso spunto dalla mia storia personale per scrivere La Casa degli Spiriti, perché altrimenti non avrei avuto delle idee così belle, non avrei mai potuto scrivere una storia su una famiglia così articolata se la mia famiglia non fosse stata altrettanto articolata, altrettanto difficile. Mi è piaciuto molto anche perché lei dà uno spaccato del mondo piuttosto diverso da quello che dà Sepulveda, dà più una visione proprio su di lei, sulla sua vita, sulla vita che si fa lì, e mi è piaciuto. E lei, nonostante sia da anni e anni naturalizzata statunitense, si è sposata anche con uno statunitense, questa cosa mi ha colpito molto, e lei la dice alla fine del libro, che continua ad usare la sua lingua madre, continua ad usare lo spagnolo, perché lo trova la lingua migliore per raccontare storie. Ed è una cosa che mi ha colpito molto, perché spesso, insomma, quasi mai noi leggiamo i libri in lingua originale, li leggiamo nella nostra lingua, tradotti, insomma, se sono di scrittori stranieri. Perciò questa cosa che lei comunque, vivendo negli Stati Uniti da tantissimi anni, abbia continuato a scrivere i suoi libri in spagnolo, mi ha colpito. Insomma, mi ha fatto capire quanto lei sia legata alla sua cultura e al suo mondo. Infatti lei dice, presentando la società cilena, dice che è una società molto orgogliosa, che gli uomini e le donne sono molto orgogliosi di essere cileni, che si considerano i migliori al mondo, che il Cile è il luogo migliore al mondo per vivere, e quasi non sanno nulla del mondo esterno. Questa cosa mi ha colpito veramente tanto. Però se volete uno spaccato sia sulla sua vita che sul mondo cileno, su tutto quanto, sui suoi romanzi, sulla storia dei libri che poi lei ha scritto negli anni, questo libro ve lo consiglio molto, perché è molto divertente, si legge con velocità ed è anche una lettura formativa, perché vi mette a conoscenza di tante cose di un paese del quale noi non sappiamo quasi nulla. Volevo concludere il video con una frase che Sepulveda ha detto la prima volta che sono andata ad ascoltarlo a Pordenone. Si stava parlando dell'impegno che una persona deve mettere nella società, nella sua società, deve mettere in quello che fa e deve lottare, e si stava parlando appunto di tutta questa tematica, e lui disse questa frase, non nell'italiano più corretto del mondo, nonostante lui comunque lo parli italiano, infatti non viene quasi mai tradotto, magari è sempre affiancato dalla sua traduttrice, però lui tenta di parlare in italiano. E questa è la frase. Io oravo molto questa cosa di essere scrittori impegnati. Io penso che l'impegno vada dimostrato lì, in mezzo alla folla a manifestare, con la polizia davanti, e impegnarsi ad essere cittadini impegnati. E poi, se resta tempo, mettersi alla scrivania e scrivere del proprio impegno. Ribelle sempre. Mi ha colpito molto questa frase, perché ora come ora noi non siamo così portati alla lotta per i nostri diritti, e quindi con questo video vi voglio anche incentivare a lottare per tutti quelli che sono i vostri diritti, a lottare sempre per essere informati e per sapere quello che vi sta succedendo attorno. Per questo non leggete soltanto romanzi, ma informatevi, leggete saggi, leggete di storia, impegnatevi in quello che fate sempre, e se vedete che dei diritti vi vengono sottratti, come è successo in Cile, è successo a Sepulveda, è successo alla Allende,
impegnatevi e battetevi per i vostri diritti, non abbiate mai paura di farlo. E con questo sproloquio finale io vi saluto, vi ricordo che potete seguirmi sia qui che su Instagram, e magari per tenervi aggiornati sulle ultime letture ho anche un account su Goodreads, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima!